Movimenti utili a riappropriarsi del proprio corpo quando ha subito trattamenti chemioterapici oppure più invasivi, permettere al paziente che ha affrontato una patologia oncologica di ritrovare il benessere fisico e psicologico. È l'obiettivo delle attività dell'ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, dove un medico fisiatra coordina il lavoro dei fisioterapisti già in servizio nella struttura e si occupa della riabilitazione oncologica e del recupero delle funzioni dei pazienti, sia ricoverati sia ambulatoriali. L'ambulatorio, allestito nell'ex biblioteca, sarà piano piano attrezzato con tutto ciò che serve per la medicina riabilitativa. Una tappa fondamentale nel processo di cura del paziente oncologico, in quanto migliora senz'altro la qualità di vita del paziente e serve per limitare quelli che sono i danni dovuti alle terapie chemioterapiche, radioterapiche oppure le terapie chirurgiche, oltre ad aumentare la compliance generale alle cure da parte del paziente e comunque dare una sorta di benessere maggiore, proprio migliora la qualità di vita. La riabilitazione è importante per chi, a causa di un'asportazione, può avere problemi con la mobilità e sottolinea che è necessario rimettere al centro la persona affinché la sua vita, dopo o durante il percorso segnato dalla malattia, possa avvicinarsi al traguardo della normalità. Quanto più precoce il trattamento riabilitativo, tanto minori saranno le conseguenze e quindi sicuramente la paziente ritorna ad una vita normale.